Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». «Volete andarvene anche voi?» La risposta di Pietro si colloca a seguito della domanda di Gesù dopo che migliaia di persone se ne erano andate via dopo il miracolo dei pani e dei pesci. Pietro risponde così perché si è messo in relazione con Gesù. Ha capito che non si tratta solo di un'opportunità, ma di vivere con chi ti dà conoscenza, serenità e felicità. Ha approfondito il rapporto con Lui. Ma andare in fondo alle cose implica una serie di dedizione e impegno, sicuramente anche del tempo. Un tempo che oggi sembra sfuggirci via e più cerchiamo di tenerlo stretto, più sfugge via. Per rendere bene l'idea è un po' come cercare di tenere stretta fra le mani un'anguilla. Più la stringi, più fugge via. Al contrario, Cristo, se lo stringi a te, non sfugge via. Anzi, diventa colui che ti sostiene, che ti consola, una potenza che è in grado di guarirti. Cosa decidi di fare? Vuoi andare via anche tu, perché non hai ricevuto il miracolo materiale, pur sapendo che il vero miracolo è aver ricevuto la vita eterna? Cristo vuole una relazione che vada oltre il bisogno fisico della nutrizione. Chiede un impegno vero e autentico. Se sei pronto a questo, riconoscerai come Pietro che Cristo ha parole di vita eterna e che solo Lui è il Santo di Dio. Buona giornata.